Ospite e ostico allo stadio oggi Magica, vice Gradara incassa la terza sconfitta stagionale per mano del Sassoferrato. Partita al sottotono dei rossoblu, costretti a rinunciare a Ciavaglia e Arduini, mentre il terminale offensivo è affidato a Madei e Cesaroni. Squalificato infatti Rossi, ancora i box Muratori. Per gli anconetani, out Giacchini. Fa bene sperare l'avvio di gara con l'ottima chance per i padroni di casa al quarto minuto, angolo teso di Amadei, Tebaldi schiaccia di testa ma la sfera colpisce l'incrocio dei pali. Al 18° ci prova allora Costa da calcio piazzato ma la parabola termina tra le braccia di Pettinelli. Gli ospiti si proiettano in avanti solo al 25° e non perdonano. Arcangeli trova il corridoio per Biocco in posizione di fuorigioco non ravvisata dall'arbitro, finta lob di sinistro, Palazzi tocca con la punta dei guanti ma non basta. Capice Gradara 0, Sassoferrato 1. Gli Adriatici cercano di rimediare al 32° Ceramicola lavora un buon pallone sull'auto di destra, mette al centro, deviazione di Galuppa, palla raccolta da Ruggeri, sinistro al volo, senza centrare però il 7. Non accade altro, si va così negli spogliatoi, con le immagini di Simone Becci si passa alla ripresa, con il Gabice Gradara in percussione con Tebaldi, botta al volo, che termina però sul fondo. Al 2° i rossoblu si complicano la vita da soli. Disattenzione di Ruggeri che nel voler servire Ridolfi crea l'assist per Pier Mattei che si insinua tra le maglie difensive e lascia partire un preciso diagonale che si insacca sul secondo palo. Gavice Gradara 0, Sassoferrato 2. Le squadre si allungano alla capolista, perde le proprie geometrie. Al 21 rischi al tris, provvidenziale l'intervento a sventare di Ceramicola. Al 23° nuovamente pericoloso Pier Mattei, attento Palazzi che si rifugia in angolo. Al 25° il Gabice Gradara prova a mostrarsi dalle parti di Pettinelli ma senza pungere. Il finale poi è intriso di cartellini, prima viene espulso Costa per l'intervento su Pier Mattei. Poi è Biocco a finire dietro la lavagna per proteste. Termina così sullo 0-2 una gara non bella tatticamente con il Gabice Gradara che resta in cima alla classifica ma ora a meno 3 dalle seguitrici Pisauru. Beh, sai, gli assenti hanno sempre ragione, no? Però non c'erano, quindi sono discorsi che lasciano il tempo che trovano. E chi ha giocato sicuramente ha cercato di dare il massimo per il Gabice, e, sai, delle volte si riesce, delle volte un po' meno. E, è stata secondo me una partita un po' così sottotono, un po' di tutta la squadra, ma comunque come al solito è sempre colpa dell'allenatore perché loro l'impegno ce l'hanno messo, la volontà ce l'hanno messa, magari è mancata un po' di lucidità, un po' di qualità, però va bene così, via, il campionato ancora è lungo.